Buongiorno, anzi buonasera e benvenuti nella sua cucina, la cucina di A Tavola con chi? Con Silvia. Con chi altri? Vabbè, stasera è così. Stasera facciamo una ricetta che a me piace da morire. Ad A Tavola con Silvia no. No, la con Silvia è un po' difficile di gusti. Infatti gli darò una scatoletta di carne in scatola, non stasera. E io invece mi proverò questa. La ricetta... Va bene anche il salmone affumicato con il frigo. Ma no. Con limone, buonissimo. La ricetta è la pasta con ricotta e guanciale croccante. Mica guanciale quello slash morbido. Deve essere croccante. E per l'occasione ci vuole anche una pasta un po' particolare. Esattamente. Chi mi conosce sa che io adoro la pasta lunga. Però questa sera farò un'eccezione. Un'eccezione grandissima, perché comunque dico grandissima perché andremo a fare i fusilloni. Guardate. Trafilati al bronzo, mica so, terzi in classifica al bronzo, no? Mica... Allora, comunque, andiamo per le spicce. Allora, fusilloni, ricotta e guanciale croccante. Esattamente. Allora, abbiamo circa mezzo chilo di ricotta per mezzo chilo di pasta, perché deve essere bella condita. Poi andiamo a tagliare almeno 5 fette di guanciale. Questo è un guanciale al pepe, potete prendere anche quello al peperoncino, senza nessun problema. 5 fette pure spesse? Sì, perché comunque voglio che si senta la consistenza. Deve consistere? No, io ho paura di tagliarmi le mani. Allora... Questa è una ricetta facile comunque, sì, da fare. Sì, è una ricetta facilissima, si fa in pochi minuti. Abbiamo già l'acqua che è sul fuoco. Quindi dobbiamo anche sbrigarci, se no è pronto, noi stiamo ancora qui a fare ricetta. Più o meno. Allora, togliamo la cotenna. Ed ecco qua. E adesso facciamo... Questa purtroppo non è la ricotta fatta da Silvia, no. Questa è una ricotta di che cosa? Di mucca? Sì, questa è di mucca. È buona uguale, io l'ho dovuta assaggiare prima e... No, è buonissima. È molto buona. L'abbiamo presa dal pastore ed è buonissima. Facciamo i cubetti. Facciamo le listarelle. Listarelle, scusate, che cubetti. Così, dopodiché... Adesso non è che ve la faccio vedere tutta, insomma, no, però li andiamo a far croccare, diciamo, e a far cuocere in padella con appena un cucchiaio d'olio, non di più, va bene? Ci vediamo dopo. No, non abbiamo detto che altro ci serve per la ricetta. Il pepe, il sale, ma lo dicevo dopo, ci vediamo dopo. Ce lo dice dopo, a dopo. Sentite come frigge? E questo deve fare, deve friggere e deve ridursi il grasso e rimanere solamente la parte magra, che deve raggiungere un certo tipo di croccantezza. Ok? Ve lo volevo far vedere per un attimo. Adesso lasciamo che questo guanciale continui a cuocersi e ci vediamo tra un po'. Quando il guanciale è croccante, a dopo. Allora, eccoci, ho messo una bella manciata di pepe, bella consistente, e adesso metto una manciata di sale. Intanto sentite il guanciale che sfrigola e si crocca. Si dice si crocca? Diventa croccante, via. Diventa croccante. Ecco qua. E adesso abbiamo messo sull'acqua per la pasta. Non appena la pasta sta raggiungendo il punto di cottura, togliamo un mestolo o due di acqua di cottura e la mettiamo da parte, perché ci servirà per condire la nostra pasta. D'accordo? Quindi ci vediamo più tardi per il mescolamento. Mescolamento?
va bene. Eccola qui, la pancetta è quasi fatta. Ha cacciato tantissimo grasso. Il guanciale, scusatemi, è vero. Mea culpa, mea massima culpa. Bravissimo. Ha cacciato tantissimo grasso. Però è pure la parte buona quella. Sì. Quindi ancora qualche secondo che diventa bella croccante e poi andremo a condire il tutto in attesa che l'acqua bolla. Bolla. Si dice bolla? Sì, bolla. Ah. Quindi ci vediamo ad acqua bollata. Eccola qui, tutta bella croccante. Esatto. Abbiamo la ricotta che è già condita, abbiamo la pasta che è già scolata e l'acqua di cottura. Adesso mettiamo la ricotta dentro la pasta. In questo modo. Con un pochino di acqua di cottura andiamo a mescolare. Ah, già si sente l'odore, non so sì. Se il guanciale, un altro po' di pepe ci va sopra? Ce n'è abbastanza dentro, solo che è bianco, non si vede molto. Mettiamo un altro goccino d'acqua. E adesso tolgo un pochino di olio perché... Sì, ne era venuto un pochino troppo di grasso. Esattamente. Guardate che spettacolo. Poi questi fusilloni sono veramente la fine del mondo. Il guanciale croccante. È croccante, sentite? Oh. Si sente. Ok. Adesso andremo ad impiattare e ci vediamo tra un po'. Per l'assaggio, perché quello è sempre certo. Doveroso. A dopo. Doveroso. Eccola qua, è pronta. E adesso andiamo a mangiarla immediatamente perché sennò si raffredda e poi è cattiva. Allora, i nostri fusilloni di Gragnano con guanciale croccante e ricotta, pepe bianco. Se non dobbiamo fare l'assaggio. E fai l'assaggio. Andiamo, fai tu che sennò col mancino non ci riesco, per favore. Col mancino. Va bene? Può andare? Buono. Ok. È stata approvata la pasta? Approvata. Ricotta e guanciale. Alla prossima ricetta. Ciao. Ciao a tutti.